Mister Nicola Terranova, un campionato all'altezza nonostante la difficoltà di giocare in trasferta anche quando si gioca in casa, un girone d'andata concluso al primo posto e che adesso al mercato di dicembre trova altre tre frecce al proprio arco. Dove può arrivare adesso il Mazzara? Il Mazzara deve arrivare il più presto possibile alla salvezza perché questo è l'obiettivo principale. Poi in ogni caso sappiamo che possiamo ambire a qualcosa di importante, anche perché abbiamo dimostrato sul campo e non con delle parole che ce la possiamo giocare con chiunque. Quindi, se ripetiamo il girone d'andata, riproponiamo il ritorno, naturalmente ci prenderemo grandi soddisfazioni. Dei tre nuovi acquisti, cosa la colpisce di più? Diciamo che sono persone che già intanto conoscevamo a livello personale, poi vanno a completare una rosa già forte anche perché quelli che c'erano hanno dimostrato sul campo che per 7 giornate sono stati primi in classifica. Naturalmente avrò più opportunità di cambiare in corsa e naturalmente cercheremo di raggiungere obiettivi importanti. Meno 12 alla salvezza, una volta raggiunta si potrà pensare ad altro? Sì, una volta raggiunta la salvezza giocheremo sicuramente ancora più tranquilli, quindi potremo ambire a risultati più importanti. Siamo con il team manager del Mazzara Calcio, Roberto Cacioppo. Allora, una stagione iniziata sotto i migliori auspici, nonostante la difficoltà di giocare in trasferta anche quando si gioca in casa. L'obiettivo era la salvezza, ma adesso i numeri dicono che si può ambire a qualcosa di più importante. Diciamo che la società, nonostante le mille difficoltà, ha mantenuto le promesse che ha fatto, quindi noi lottiamo sempre per la salvezza, però naturalmente pensiamo pure ad altro, ma prima raggiungiamo la salvezza. Noi, come ha detto il direttore, soprattutto grazie al presidente, le promesse sono state mantenute, abbiamo acquistato 4 ragazzi importanti, 4 ottimi giocatori che sicuramente daranno il loro contributo. Prossima partita in casa contro il Pro Favara, in casa tra virgolette, perché si giocherà a Custonaci. Quando pensate di riconquistare il Nino Vaccara? Ma lì non lo so, non è un discorso che mi compete, non voglio entrare in merito. Prima ci andiamo, meglio è, non solo per noi ma anche per i tifosi, perché anche loro capiscono le loro difficoltà nel venire in trasferta. Sono sicuro che nel momento in cui andremo a Nino Vaccara loro daranno il loro contributo e ci aiuteranno, io spero il prima possibile. Siamo con Vito Lunetto, centrocampista, grande ritorno tra le fila del Mazzara Calcio dopo quella stagione positiva in Serie D del 2009-2010. Adesso la Serie D c'è da riconquistarla, anche se però mister Terranova dice di rimanere coi piedi per terra. Sì, senza dubbio, anche perché quest'anno sono prefissati la salvezza e ci stiamo trovando in prima in classifica, quindi cercheremo di tutto per mantenere questo primato. Però dobbiamo essere consapevoli che ci sono squadre attrezzate per vincere questo campionato, quindi cercheremo di dare battaglia a tutti e di spuntarla pure noi. Come ti sei integrato col nuovo gruppo e se hai già iniziato a fare da chioccia per i tanti giovani presenti in squadra? Ma diciamo mi sono ambientato bene, anche perché ci sono ragazzi che hanno giocato con me negli anni e quindi li conosco bene, sono delle brave persone. I ragazzi nuovi che non conoscevo stanno dimostrando tali e quindi tutti insieme cercheremo di portare avanti questo progetto che sappiamo che sarà di lunga durata. Siamo con Natale De Benedictis, attaccante proveniente dal Dattilo che l'anno scorso con il Rivera Marmi ha realizzato 10 gol, una garanzia per quanto riguarda il calcio d'eccellenza. Mazzara punta sui tuoi gol per ritrovare la salvezza prima, la Serie D poi. In che modo puoi dare il tuo contributo a questa squadra? Ma penso semplicemente a fare bene, seguire le istruzioni che mi dà il mister, cercando appunto di portare il contributo massimo alla squadra, possibilmente facendo anche gol. Sei qui da poco, però c'è già un attaccante ideale, un tuo partner ideale d'attacco tra quelli in rosa di mister Terranova? No, un attaccante ideale non penso, sono tutti molto abili. Cicerbini si presenta da solo, Vito Bono sta facendo benissimo, non è una sorpresa, c'è anche Armato, quindi tutti ottimi compagni.